Purtroppo devo annunciare l'assenza proprio del Piacentino, cioè di Marco Bellocchio, però devo dire che in questo discorso sull'incertezza della democrazia il fatto che Roberto andò e quindi viva la libertà ha dato uno sguardo sulla democrazia assolutamente, posso dire, illuminante. Io sono un giurista, lo sapete, però mi è stato rimproverato molte volte di citare troppo i romanzieri e i registi. Ma perché? Guardate, perché ci sono molti modi di guardare alla realtà e cogliere i dati della realtà, di cui poi i giuristi nella loro modestia dovrebbero tenere conto, sono intuiti molto prima e meglio da questo sguardo di chi, come dire, ha la creazione e quindi riflette sulla realtà senza necessariamente farsi ingabbiare negli schemi. Ora, Roberto Andò è proprio un signore che ha detto: attenzione, se quello è lo schema, io vi dico come se ne potrebbe uscire fuori. Mi dispiace che non ci sia Marco Bellocchio, anche per una ragione, adesso la dico, e poi non è che volete sentire me, volete sentire lui, perché nel suo ultimo film, La bella addormentata, c'è un punto di congiunzione che è Toni Servillo. Toni Servillo è il senatore, come no, nel film di Bellocchio. E attenzione, c'è una singolare coincidenza, perché stamattina in un'altra sala c'è proprio quel senatore che disse la famosa frase: Eluana è morta di sentenza. Quindi è una strana mattinata questa. Però ecco, chi ha quest'occhio, appunto, il creatore, l'artista, il letterato, il regista, ci dice che se noi rimaniamo chiusi negli schemi non ce la facciamo e che abbiamo bisogno di una buona politica, ma anche di una buona fantasia politica, di coraggio politico. Io non voglio dire che c'è sullo sfondo l'elogio della follia, ma che sapete, il grande libro, e poi le parole dell'Amleto, c'è del metodo nella sua follia. Ci sono tutte queste cose, e anche un signore che ha parlato proprio in questa sala, che era Franco Cassano, ha scritto un libro il cui sottotitolo è La ragionevole follia dei beni comuni. Cioè, nella vita quotidiana, ma anche nella vita istituzionale, che vuol dire ragionevole follia? Ragionevole follia è un ossimoro, due cose che non dovrebbero stare insieme, ma c'è bisogno, attraverso quella che chiamiamo follia, di uscire da quella che sembra l'unica razionalità possibile. Ecco, Roberto Andò ha fatto questa operazione. Allora ci deve raccontare perché. Perché lui ci ha detto: guardate, le incertezze della democrazia si possono superare e vincere anche in un altro modo. Allora, grazie infinite per essere qui e soprattutto per aver fatto quel film, che non è il solo film. Io adesso non voglio entrare, per carità, però ha fatto questo film e ci ha detto delle cose importanti. A io te. Ti ringrazio. E sono molto contento di essere qua e vi porto anche il sincero dispiacere, rincrescimento da parte di Marco, che è incastrato in una vicenda bella, perché sta facendo uno spettacolo teatrale e gli si sono cambiate le carte delle prove, per cui, essendo anche lui uno che fa teatro poco spesso, giustamente ha voluto corrispondere al contratto ed essere ligio a quello che il contratto prevedeva. E quindi sta provando, però vi saluta ed era veramente molto dispiaciuto di perdere questa occasione. Io sono ancora un po' sotto l'impressione di questo incontro che abbiamo appena visto. Era un incontro in cui il senatore Quagliariello racconta quello che sta succedendo in Italia in questo momento, la crisi di governo nelle modalità in cui avviene, e rispetto a questo discorso
che fai tu, di come la narrativa, l'immaginazione possono essere strumenti per leggere nella realtà, aleggiava l'ombra di Nanni Moretti, perché indubbiamente nel Caimano ci ha fornito, come oggi lo stesso Scalfari riconosce nel suo articolo di fondo, ci ha fornito una chiave che quasi, abbiamo l'impressione di cui quasi Berlusconi sia il ventriloquo, nel senso che ascoltando le parole di Quagliariello si poteva da un lato immaginare un uomo che vuole rinascere, è possibile che un politico voglia rinascere, è possibile che un politico da un certo momento in poi decida, la mia storia fino a un certo punto è stata questa, da ora in poi io mi dimetto da quella storia e ricomincio un'altra. È interessante, in un certo senso il mio film racconta anche questo, questa possibilità di rinascita, di incontrare quell'estraneo che ogni politico dentro di sé accoglie senza saperlo, con cui a volte non ha colloqui, non credo che Andreotti si è mai intrattenuto con questo estraneo dentro di sé, però altri politici probabilmente questo estraneo lo hanno frequentato. Ora, Quagliariello stamattina aveva il volto dolente di un uomo di fronte alla realtà e alla verità della propria coscienza, però nello stesso tempo ha detto delle cose che mi hanno riportato a quel film di Moretti, cioè allo scenario in cui un uomo solo, attraverso un rapporto che intrattiene con i suoi seguaci, rapporto da padrone, riesce a creare una dimensione, come dire, mestatoria nel paese. Questo, diciamo, da un certo punto di vista veniva fuori dalle parole di Quagliariello, nonostante le sue precauzioni nel dire che è riconoscente a Berlusconi, eccetera, eccetera. E quindi io vedevo in lui anche un po' la paura. Leggevo, da narratore, un uomo solo, un uomo che si stacca da qualche cosa che sa che da oggi lo potrebbe colpire. E lo potrebbe colpire nei modi in cui quel potere colpisce. E nel sentire questo pensavo anche al fatto che lui evidentemente sta facendo uno strappo, perché lui non aderisce a queste dimissioni di massa e quindi si qualifica per un suo gesto singolo attraverso la sua coscienza. Nello stesso tempo però, invocando il moderatismo di questa destra, dice anche una cosa che è curiosa, cioè dimentica che questa stessa formazione moderata, secondo lui, quando si è trovata a dover votare in Parlamento sulla nipote di Mubarak, non ha avuto dubbio che quello fosse un aspetto incongruo. E quindi, come sempre, come diceva il grande teorico del situazionismo francese, Debord, nelle democrazie dello spettacolo il vero è un momento del falso. E lì siamo nel punto che tu mi domandi, cioè... E io vorrei partire forse da una suggestione di Pasolini. Pasolini scrive in un romanzo che secondo me è chiave per capire anche come modello di una narrazione di oggi nei confronti della realtà, nel suo Petrolio scrive a un certo punto: il romanzo o è pazzerello o non è. Può sembrare una frase qualunque, invece secondo me è un riflessione, a parte che tutto il libro, come sapete, è un libro di narrazioni interrotte, di schemi di narrazioni e di riflessioni dello stesso Pasolini sulla realtà. Ed è un libro chiave perché, come sapete, nell'ultimo periodo Pasolini era ossessionato dall'idea di dire la verità, di dire i nomi, di fornire uno schema credibile sulla verità di certi intrecci del potere. E io credo che questo romanzo pazzo in realtà in Italia si costruisca da molti anni, da una cinquantina d'anni la realtà si costruisce nelle modalità di un romanzo pazzo e in un certo senso la realtà politica italiana sia da tempo impigliata in una sorta di dimensione romanzesca. Sì,
impigliata in una dimensione romanzesca. E la differenza oggi per un narratore, per un regista, rispetto al mondo di ieri, ai narratori di ieri, ai narratori classici della realtà italiana, io penso per esempio Calvino, Italo Calvino scrive a un certo punto nella prefazione al Sentiero dei Nidi di Ragno che per la sua generazione lui aveva sentito il bisogno di occuparsi dei grandi temi della realtà italiana, dei grandi temi devastanti della società e della politica. Era un imperativo occuparsi di questi temi. E nello stesso tempo diceva l'uscita dalla guerra civile creava un'immediatezza tra il pubblico e lo scrittore. Questa immediatezza si è rotta per vari motivi e da un certo punto di vista l'umanesimo che testimonia questa frase di Calvino è finito. Il senso di comunità e di comunione che Calvino evocava è finito, nel senso che oggi lo possiamo trovare in certi surrogati, non per demonizzare l'effetto, ma perché evidentemente è una ricerca di senso, cioè attraverso la rete. Oggi la comunità, e quindi anche a volte attraverso una supposta comunità, o attraverso i suoi aedi che, come dire, di volta in volta possono trovare anche il conforto di guru che dicono e sono in grado di pronunciare una parola amuleto, una parola magica che serve a dare la sensazione di essere di fronte a una democrazia compiuta, al fatto di dire adesso sei veramente in una comunicazione etica, senza passaggi, eccetera, eccetera. È un discorso complesso, però diciamo il senso di comunità della nostra epoca è mediato oggi attraverso questo. E in sostanza quello che manca e che è venuto a mancare è proprio da un certo momento in poi il rapporto con l'esperienza. La narrazione nasceva come forma autorevole dal fatto che si relazionava un'esperienza e si relazionava e diventava autorevole proprio perché diventava narrazione, da qui la testimonianza. Questo aspetto, per motivi che sono stati indagati, è completamente finito e quello che è accaduto con il moltiplicarsi dei sistemi di comunicazione di massa e con l'aspetto di un capitalismo che ha posto il denaro come unico metro di valutazione della realtà e ha fatto sì che praticamente il senso dell'esperienza venisse totalmente distrutto. In questa dimensione, a me pare che oggi la lezione di Pasolini, cioè quel rivendicare una possibilità del racconto pazzerello oppure non è, significhi una cosa che ha trovato in qualche modo, che ha trovato una corrispondenza nella realtà di oggi e ha trovato quindi dei continuatori. E che cosa è successo? Che Petrolio è anche il luogo di una crisi di Pasolini, cioè lui avrebbe voluto dire delle cose che il potere non dice. E attraverso quel romanzo ci racconta questa crisi. Oggi il romanzo, oggi il film, potrebbe tornare e in qualche modo ha trovato il modo di andare oltre quella crisi e quello scacco che provò Pasolini. E molte volte certe narrazioni appaiono profetiche perché nonostante non ci siano le prove, raccontano un meccanismo del potere segreto. E questo aspetto qui fa sì che nei modelli di riferimento Pasolini sia più vicino oggi alla realtà di quanto non sia Calvino, che pure è uno scrittore immenso e straordinario. E penso per esempio a degli scrittori che citerò in questa discussione come Walter City, no? Walter City, proprio lui, scrive
delle cose che mi sembrano interessanti. Il modo di conoscere della narrativa è olistico, ambiguo, emotivo, ma non per questo del tutto irrazionale. Conosce o cerca di conoscere una verità più radicale e profonda di quella che ci fornisce la cronaca. Quando si impiccia con la storia è per dire quel che la storia o la politica non possono dire perché non hanno le prove. Quindi questo mio, se dovessi dire perché per esempio è venuto fuori questo romanzo prima, perché io ho scritto prima un romanzo, Il Trono Vuoto, e poi ho scritto il film. E ho trovato una risposta, devo dire, nel prologo di un romanzo che io trovo straordinario, che è Anatomia di un istante di Javier Cercas, grande romanzo su un punto nevralgico della storia spagnola. E lui dice a un certo punto che ha letto nel 2008 in un giornale inglese un sondaggio in cui sembrerebbe che un quarto degli inglesi ritengono che Winston Churchill sia un personaggio di finzione. E da un certo punto di vista si potrebbe fare una parafrasi e immaginare che nel 2035 qualcuno legga in un giornale italiano che Berlusconi, per un quarto degli italiani, è un personaggio di finzione. Addirittura si potrebbe arrivare a pensare che per un quarto degli italiani nel 2035 la stessa figura del segretario di partito sia divenuta un personaggio di finzione. Questo perché il rapporto che noi intratteniamo con la politica nel tempo assume i caratteri di una labilità tra i confini della realtà e quella della finzione. L'altra cosa che mi è interessato di quel prologo di Cercas è che lui dice a un certo punto: perché mi sono messo in questa cosa? Perché ho voluto raccontare la politica come nevrosi, come nevrosi collettiva e individuale? E la risposta che si è data è quella che quel romanzo era nella realtà. Cioè non è, dice, presuntuoso pensare che qualche volta è un romanzo che chiede a un autore che sia scritto e non l'autore che cerca quel romanzo, e quindi come se gli fosse venuto incontro. La stessa cosa potrei dire io, e la potrei dire nel senso che, appunto, come dicevo prima, i caratteri della politica in Italia hanno ormai stabilmente qualcosa di romanzesco, e il romanzo, dall'altra, è un modo per mettere ordine in qualche cosa che non ce l'ha. E quindi sono partito dall'idea che di raccontare un personaggio del potere e un segretario di partito. Ovviamente c'è tutta una retroterra di cui io oggi, attraverso il dialogo con Stefano Lotà, vorrei parlarvi, e cioè da che cosa veniamo nella vicenda letteraria, anche cinematografica italiana, di narrazioni che hanno raccontato la politica, perché è un tema che non nasce certamente oggi. E allora, per esempio, la cosa interessante è che sicuramente tutto parte da Machiavelli, se non c'è in Italia uno scrittore che più di lui abbia saputo raccontare anche i recessi della mente dell'uomo politico, quella sorta di eccitazione, questo porsi tra la bestia e la ragione, tra la volubilità e il desiderio di continuità. E lui certamente dice che l'aspetto inventivo del potere, la capacità di ritrovare una autoctaris, è comunque legata al mantenimento del potere, alla capacità di mantenere il potere, una volta, come dire, svelata la forma che il potere deve avere. Oggi, io invece, nel dover mettere, come dire, in piedi un personaggio di oggi, io mi sono reso conto che dovevo partire invece dalla fuga dal potere. Quindi in questi anni è successo che uno dei punti cruciali del potere, cioè la stabilità, l'essere dentro il potere e non volerlo perdere, non è più il carattere, anzi la politica è diventata il luogo dello smarrimento, dello svuotamento e della paura. Quindi questo personaggio che io ho raccontato è un personaggio in fuga, ed è in fuga
perché si fa delle domande su che cosa sia il potere. E ho dato come titolo Il trono vuoto perché mi suggestionava questa storia di questo seguace della rivoluzione francese che in quegli anni, essendosi accorto che la rivoluzione francese declinava verso, contrariamente a quello che lui aveva pensato, quindi come occasione di ripristino della legalità, stava declinando verso forme di barbarie dal punto di vista del diritto, e a un certo punto questo qui propone all'Assemblea di fare una cerimonia del trono vuoto, cioè ogni anno nel commemorare la rivoluzione francese il presidente dell'Assemblea e il re dovessero sedersi al cospetto di una sedia vuota. E questa cerimonia mi sembra, come dire, un'immagine che in qualche modo è arrivata fino a oggi, perché racconta quell'aspetto oscillante tra sovranità e abisso che il potere oggi racconta. E quindi quest'uomo, il segretario di partito, oggi nella sua dimensione sfocata, nella sua dimensione di uomo dell'incertezza, racconta molto di più di quanto probabilmente raccontava nella pienezza mitica questo ruolo anni fa. Non c'è un racconto di un segretario di partito nella narrativa italiana. Bisogna risalire all'orologio di Carlo Levi per trovare una narrazione che racconti la deviazione che le idealità straordinarie della Resistenza hanno subito quando hanno trovato forma nei partiti. Perché quei tre giorni che racconta Carlo Levi in quello straordinario romanzo sono i giorni in cui la politica sta cambiando forma, un'Italia che cerca una forma, e lui, uomo della Resistenza, del Partito d'Azione, sa che tra poco tutte quelle idealità si perderanno. E lui dice, a un certo punto c'è un'immagine straordinaria, se la trovo ve la voglio leggere. Mentre accetti, mi hai fatto venire in mente che c'è un incipit straordinario di questo libro, che dice: a Roma di notte par di sentire ruggire leoni. E da questo viene fuori una fresca. Straordinario. Me l'hai fatto venire. Io sono. Vabbè. No, ma è così. Uno dei grandi romanzi. No. Il cinema ci ha dato. Tu non ne devi parlare. Adesso ne parlerò. Però ti voglio dire, ecco, dice Levi, sapevamo tutti benissimo, con una verità evidente e ovvia, anche se la maggior parte degli uomini politici dei vari partiti parevano rendersene affatto conto, che quelli erano avvenimenti decisivi, che il futuro dell'Italia per molti anni ne sarebbe dipeso, che si trattava di decidere se quello straordinario movimento popolare, che si chiamava la Resistenza, avrebbe avuto uno sviluppo nei fatti, rinnovando la struttura del Paese, o se sarebbe stato respinto tra i ricordi storici, rinnegato come attiva realtà, relegato tutt'al più nel profondo della coscienza individuale, come un'esperienza morale senza fatti visibili, piena soltanto delle promesse di un lontano futuro. Si faceva in quei giorni la prova della sua forza, e non solo della sua forza, come grezzo impulso, desiderio, numero e peso, ma della sua capacità, della sua abilità. Era uno di quei momenti in cui i destini di ciascuno pendono incerti, in cui gli abilissimi politici meditano sulle forze in campo e preparano mosse astute in un loro complicato gioco di scacchi, che essi sono destinati in ogni modo a perdere, perché il solo modo di vincere sarebbe di trovare quella parola che, suscitando forze nuove, buttasse all'aria la scacchiera e trasformasse il gioco in una cosa viva. Ecco, questa buttare all'aria la scacchiera è un po' quello che io ho voluto fare raccontando la storia di un pazzo gemello, di questo fratello segretario di partito perfettamente immerso in quello che Baudrillard ha detto degli uomini di potere, che sono indecisi tra l'esercitare il potere e fuggire dal potere.
E in questa decisione c'è questa nevrosi di cui parlavo prima. Quest'uomo, questa nevrosi ormai lo ha sopraffatto, non ha più un linguaggio, non è in grado più di parlare alla platea, e quindi il romanzo racconta all'inizio proprio un momento in cui lui si ferma, non sa più cosa dire di fronte a un'assemblea che lo aspetta, e interviene una contestatrice che lo contesta, e poi lui decide di fuggire. Ma è fuggito perché sa già di non essere più l'abitante di un linguaggio per parlare e per esercitare il suo ruolo. Questo pazzo, che è un fratello gemello, è in un certo senso esattamente il contrario. È un uomo che non ha mai cercato il potere, è un uomo di cultura, anche se è una dizione molto così inattuale e fastidiosa, è un uomo che ha visitato e in qualche modo è stato residente nei manicomi perché è affetto da una depressione bipolare, e in virtù della sua capacità empatica e della sua capacità di articolare un linguaggio diverso riesce a fare quello che l'uomo politico vero in fuga non sa più fare, quindi riportare il partito in una comunicazione reale con la gente. Lo fa attraverso, ovviamente questo è un romanzo, non è un suggerimento politico, nel senso che non se ne può trarre, ecco, un'indicazione, se ne può trarre il senso di della situazione in cui siamo noi, cioè il fatto che la politica non sia più in grado di elaborare, tu dicevi ieri, il vuoto della politica è anche un vuoto di cultura, che proprio in questo senso i diritti e la lotta per i diritti riempiono di senso, possono riempire di senso, possono essere l'inizio di una proposta, se la politica se ne accorgesse e se ne facesse i suoi. Ma non lo fa, perché vediamo che c'è una grande difficoltà a trovare un linguaggio che non sia quello della scacchiera di cui parlava Carlo Levi. E allora, da questo punto di vista, da un certo punto di vista, rispetto all'epoca dei segretari di partito dell'epoca mitica, quindi anche lo stesso Berlinguer non ha ricevuto una narrazione romanzesca, probabilmente perché il segreto si ritrova nelle fotografie di Berlinguer. Io trovo che queste fotografie dell'ultimo periodo raccontino straordinariamente la solitudine di un leader e anche la malinconia di un leader che è solo, profondamente solo, che ha fatto una strada che non è condivisa. Forse è condivisa dalla gente, perché Berlinguer continua a tornare in questo paese, però è solo. E c'è una riflessione che fa Belpoliti, che parla proprio, che utilizza la fotografia come strumento per stanare il senso politico di un'epoca, e lo ha fatto anche analizzando le immagini di Berlusconi, come il linguaggio del corpo racconta il capo, e lui parla di una cosa che io trovo che per esempio il cinema abbia molto usato, cioè la maschera. Lui dice: la fotografia, il ritratto racconta di un individuo la sua volizione, la vorrei trovare, dietro lo sguardo fisso immortalato nella fotografia si nasconde l'alterità segreta dell'individuo, la sua volizione interiore, la sua maschera. Effettivamente la maschera, se noi guardiamo nel cinema italiano che ha saputo raccontare la realtà, la maschera è una figura retorica importante, cioè molti attori arrivano a raccontare l'uomo politico attraverso un certo uso della maschera. E per fare questo devo partire però da Moro, cioè il luogo in cui il romanzesco si insidia in maniera permanente e riceve quasi una sua codificazione, è proprio il momento del sequestro Moro. Perché in quel momento Moro comincia a scrivere delle lettere dal covo che verranno ricevute come false. E spetterà a uno scrittore diventare il notaio che autentica la verità di quelle lettere, ed è Sciascia. E Sciascia, che non a caso pensava che la letteratura fosse una delle forme più assolute della verità, si mette a decifrare quelle lettere e le decifra in qualche modo fissando
la duplicità della figura di Moro, che da quel momento è, da un lato, la figura più tragica della politica italiana, anzi uno dei momenti in cui la politica italiana esce dalla farsa e diventa tragedia, e dall'altra la fissa, nel senso che Moro diventa, come uomo politico, un personaggio in cerca d'autore, attraverso quelle lettere. Cioè l'autore dovrebbe scrivere il romanzo sulla politica che non è mai stato scritto. E Sciascia ci prova, lo fa con un libro molto singolare che è l'Affair Moro. E in quell'Affair Moro lui a un certo punto analizza una lettera che racconta di Moro, il fatto che Moro abbia valicato il confine, quel confine che forse Quagliarello in qualche recesso della sua mente sta pensando di valicare. E invece Moro lo ha assolutamente con certezza individuato e pensa di non tornare tra i suoi, di non avere nessuna. E c'è una cosa che vorrei leggervi. La lettera viene, come dire, recapitata a un giornale romano il 27 aprile. Moro dice: io non desidero intorno a me, lo ripeto, gli uomini del potere. Voglio vicino a me coloro che mi hanno amato davvero e continueranno ad amarmi e pregare per me. Se tutto questo è deciso, sia fatta la volontà di Dio, ma nessun responsabile si nasconda dietro l'adempimento di un presunto dovere. Le cose saranno chiare presto. Commenta Sciascia. E infine, ecco, c'è la parola che per la prima volta scrive nella più atroce nudità, la parola che finalmente gli si è rivelata nel suo vero, profondo e putrido significato, la parola potere. Io non desidero intorno a me, lo ripeto, gli uomini del potere. Ma nella precedente lettera aveva parlato di autorità dello Stato e uomini di partito. È soltanto ora che è arrivato alla denominazione giusta, alla spaventosa parola. Per il potere e del potere era vissuto fino alle 9 del mattino di quel 16 marzo. Ha sperato di averne ancora, forse per tornare ad assumerlo pienamente, certamente per evitare di affrontare quella morte, ma ora sa che l'hanno gli altri, ne riconosce negli altri il volto laido, stupido, feroce, negli amici, nei fedelissimi delle ore liete, delle macabre, oscene ore liete del potere. Le ore liete del potere, con ironia, un'ironia che viene da lontano e ora amara e dolorosa. Non pare abbia mai avuto letizia del potere, l'ha amato ma anche sofferto. L'essere tra gli altri il migliore e il dover disprezzarli forse gli dava cristiana misura della propria miseria. Ed era questa la differenza tra lui e gli altri, la ragione per cui tra gli altri e in un certo senso dagli altri è stato prescelto alla morte. Questo pezzo è, diciamo, secondo me poi lo si ritrova in una forma autonoma, del tutto così autonomamente rielaborata in un film bellissimo di Bellocchio che è Buongiorno Notte, nel senso che l'immagine di Moro che esce improvvisamente per le strade alla fine del film, che esce dal covo libero e che cammina senza che nessuno lo riconosca, quindi voglio dire avendo abbandonato la maschera di cui si parlava prima, ed essendosi denudato, dice Sciascia, di quella maschera, di quel potere, fa sì che non lo si riconosca, perché è finalmente in possesso del proprio volto intimo, della propria fragilità. Questo Moro è diventato nel cinema proprio l'immagine più indagata del volto del potere. Basti pensare che c'è un celebre libro di Sciascia che si chiama Todomodo, che ha ricevuto una versione cinematografica di Elio Petri, e che Gian Maria Volontè, nel mettere in scena quel personaggio di uomo politico potente di quella Democrazia Cristiana di allora, riunita in un eremo per fare gli esercizi spirituali, abbia pensato a Moro come ai suoi modi curiali, ai suoi gesti impenetrabili, per dargli forma. Nello stesso tempo Moro torna ancora, sempre in questo dissidio tra maschera e volto, tra questa capacità che il politico a volte ha di strappare la maschera e far vedere il proprio volto. Ed è per esempio nel
film di Marco Tullio Giordana, Romanzo di una strage, dove ritorna Fabrizio Gifuni in una bellissima interpretazione e ritorna l'immagine di Moro. Posso chiederti, io stavo proprio per chiederti di todo modo, in realtà c'è una rappresentazione dell'uomo politico potente che nel tuo film viene rovesciata, che a un certo punto l'uomo politico che poi conquista potere, in realtà, poi non sono io che devo raccontare il tuo film, improvvisamente la politica viene associata con il sorriso, con la gioia di vivere e quindi sembra quasi dire che deve liberarsi di che cosa? Questo c'è un problema, perché le modalità di comunicazione della politica oggi sono davanti a noi. C'è un modo di comunicare la politica che è quella molto del marketing politico, perché deve essere presentato per la prima volta, abbiamo avuto negli ultimi anni, scusa se ti ho interrotto, ma poi voglio sentire da te queste. Il modello americano si deve presentare con la moglie, con i figli se ci sono, magari accarezzando, non so, il cagnolino, il gatto, che cosa fosse, che è stata una delle scene più penose, francamente, della comunicazione politica italiana. Perché? Perché era innaturale, perché quelle famiglie americane che vengono presentate poi sono la società americana, mentre lì quel signore, un cagnolino, non si era mai tenuto in braccio, come se avessi fatto io. La stessa cosa sarebbe stato fortemente imbarazzante per me e per gli altri. Allora c'è questo, ma oggi ce l'abbiamo questo problema. Uno è il problema come lo vendiamo. E chi ha la mia età si ricorda benissimo una campagna elettorale orchestrata da uno di questi guru oggi, diciamo, della comunicazione americana, che riguardava la Democrazia Cristiana, era a metà degli anni 50, e c'era questa, come una ragazza vestita di bianco, la Democrazia Cristiana a 20 anni. Che cosa sia stato scritto su quel bianco in quegli anni, meglio non riferirlo. Cioè c'era, ecco, però, perché non, e oggi c'è questo, e c'è poi il cambiamento di linguaggio, perché sicuramente Berlusconi ha adottato un linguaggio, Grillo ha adottato un, però è un linguaggio completamente diverso da quello che tu proponi e che è quello che invece ti fa acquistare. Non è una merce da vendere e non è soltanto il comunicatore, è un'altra cosa. Allora a questo punto lo devi dire tu. Sì, guarda, io ti dico anche una cosa, nel senso che lo racconto sempre, mi chiedono: ma perché ti sei messo nella situazione di fare un film da un tuo romanzo? E io racconto sempre che l'unico motivo per cui mi è venuto in mente era l'egoistico desiderio di vedere realizzata una certa scena del romanzo. Cioè c'è un momento in cui il giornalista che si trova per caso in un ristorante adocchia questo pazzo che assomiglia in maniera come due gocce d'acqua al vero segretario, lo vede lì, gli si avvicina e gli dice: onorevole, come mai questi capelli bianchi? Cos'è, i segni della recente malattia? E lui gli risponde: no, è un messaggio agli italiani, smettete di tingervi. L'unico motivo per cui ho fatto il film è questo. E quindi, nel senso che mi piaceva, addirittura nel film non ci sono le televisioni. Mi hanno detto persone che lo leggevano prima e dicevano anche della Rai: ma scusatemi, ma non c'è, siamo nell'Ottocento, non ci sono televisioni. Io l'ho programmaticamente ignorate, perché penso che nell'invenzione c'è anche la prerogativa non solo di far comparire quello che non c'è, ma di fare scomparire quello che non si vorrebbe. E quindi mi sono preso questa libertà. E sicuramente il linguaggio, devo dire che ci sono state delle obiezioni al film, una delle più serie che mi ha profondamente colpito, perché ci sono stato dentro a pensarci, mi è arrivata da Ettore Scola, il quale sul romanzo, non tanto sul film, che secondo lui annulla totalmente il problema, ma nel romanzo mi ha detto: ma sai, a un certo punto io ne sono stufo di questo problema di partiti che devono avere personalità carismatiche.
il tuo film da un lato pone il problema della fascinazione che deve riuscire ad avere l'uomo di potere, il segretario di partito nei confronti. Dico sì, però il mio uomo in qualche modo impugna la propria debolezza, non è che fa leva su un linguaggio che è il linguaggio suggestivo del capo, suggestivo per chi ama quel tipo di horror. Il mio film fa leva sul fatto che si possa, nel paradosso dell'arte, immaginare la parola come un luogo, com'è la poesia. La poesia, c'è quel verso stupendo di Auden, poetry makes nothing happen, la poesia non fa accadere niente, però fa accadere una cosa straordinaria, che è il fatto che ci sentiamo in quel momento, nello stesso momento, insieme, in uno spazio rivelato che è completamente diverso dalla realtà e che nello stesso tempo fonda la realtà. Allora, utilizzare Brecht, per esempio, nel comizio, c'è molta gente che scrive a Servillo, mi può dire per favore le parole, da dove le ha tratte le parole del comizio? È una poesia di Bertolt Brecht, una poesia ovviamente di un grande poeta che è stato politico e lirico, che nel periodo dell'esilio danese si poneva il problema della mistificazione del linguaggio, cioè del fatto che la tua lingua venisse a assomigliare alla lingua del nemico. E non siamo immersi noi nella cultura, almeno voglio dire, penso alla sinistra, non è immersa in questo problema. Non è uno dei suoi problemi principali quello di avere un linguaggio che non sia equivocamente mimetico nei confronti a quello di una certa destra. Anche rispetto a quei temi di cui si parlava, cioè questa ineluttabilità del mercato, il fatto che ci si inchina e non ci sono declinazioni possibili del pensiero di fronte al fatto che è il mercato che decide e come poi andare dietro alle cose. Posso interromperti? Certo, tu devi interrompere. Questa attitudine mimetica, io non riesco a liberarmi da una riflessione che ci fu all'indomani della prima vittoria di Berlusconi, perché si disse perché ha perduto Occhetto, perché era vestito male, aveva un colore marroncino di questo vestito, era abbottonato in modo goffo, la cravatta era sbagliata, non parliamo della pettinatura. E a questo punto, diciamo, la sinistra ingaggia Maurizio Costanzo come fornitore della politica. Ecco, quello è perché Berlusconi ha vinto, perché invece si era presentato in un'altra maniera, linguaggi del corpo, tutto quello che noi vogliamo, però non, in quel momento non c'è stato nulla per dire ma qual è il mio linguaggio? Soltanto devo farmi ripulire, tagliare i capelli meglio, e chi meglio di un signore che fa quel tipo di spettacoli di successo? Ecco, sì, è allora, così. È così. Questa è una vecchia storia, però... No, è la vecchia storia, e in un certo senso, in questa forma paradossale, il racconto di questo gemello è il racconto di qualche cosa che può completamente spazzare via l'idea che tu costruisci un leader e quindi mandi D'Alema da Costanzo, per dirla, e gli chiedi come si debba trovare una medietà di linguaggio che corrisponde a quell'idea che secondo questo grande pensiero teorico televisivo è l'unico che può... La tragedia è che oggi questi talk show politici sono il luogo dove la politica celebra il proprio funerale, perché è evidente che il declino dell'audience di questi talk show che sono ritornati ora dopo l'estate è nel fatto che la gente non può più ascoltare, se non in quella forma in cui tu ti compiaci di vedere per l'ultima volta certe facce. E quindi in una specie di funerale. È così. Bravo. Bravo. E quindi quello che abbiamo costruito con Tony è stato un avvicinamento a questo personaggio. E siccome poi per costruire un personaggio un attore ha bisogno anche degli appigli reali, come ci siamo detti quali sono i modelli, e nella politica non c'erano dei modelli,
Ecco, io volendo avrei potuto dire il professor Rodotà, sicuramente, ma è proprio perché lo considero un estraneo alla politica, una persona che in qualche modo si occupa di politica e però lo fa con il gusto militante di un cittadino, di un intellettuale. Ora, nello stesso tempo noi ci siamo costruiti, per esempio, l'immagine che alla fine ha prevalso era, pensa, Toni era molto amico ed era molto legato a Cesare Garboli, e alla fine l'eccentricità di quel personaggio, dal punto di vista delle movenze di certe, è immaginata su Cesare Garboli. È ovvio che questo non interessa il personaggio che poi vede sullo schermo, lo spettatore, è un risultato assolutamente preciso, che non ha niente a che vedere con questi, ma diciamo che anche dal punto di vista delle fonti era impossibile trovare dentro la politica qualcuno che ci fornisse una immagine plausibile di quell'uomo. È appunto un ospite della politica quello che viene avanti con quel pazzo, doveva essere restituito a qualche cosa che è eccentrico, perché è nella vita. Una delle cose che io amo di questo film è il fatto che anche attraverso tutto quello che ho ricevuto come lettere e come adesione del pubblico, ho capito che la cosa che colpisce di più è che la politica ritorni nella vita, che questa separazione tra la politica e la vita nel film viene scardinata, e che quindi quella sensazione che si aveva ieri ascoltando Laura Boldrini, ascoltando le sue parole, il suo modo di porsi come persona e non come ruolo, abbia una forza che la politica non riesce a capire. Non si sa perché la politica pensa che anche oggi, in un'epoca così che ha visto passare vicissitudini incredibili anche del pensiero oltre che della storia, la persona debba scomparire. Cioè questa specie di neutralità dell'io che fa sì che un uomo politico non dica mai che cosa ama leggere, che cosa ama vedere. Meglio che non lo dica, no, eh. È meglio che non lo dica. Quando ci sono queste interviste sono imbarazzanti. Però, capisci, questo tono della persona che colpiva ieri sentendo le parole di Laura Boldrini, cioè questo fatto di non voler assolutamente che il ruolo copra la propria dimensione, oltre a essere una sua, il modo attraverso cui lei riesce anche a fare politica, riesce a far entrare nel palazzo la voce singolare, perché quello è il problema, che le voci che sentiamo non sono singolari, sono voci. Allora questo pazzo è invece una voce singolare che ha la capacità di riferirsi a qualunque, ognuno delle persone che lo ascolta, mentre invece le voci della politica sono invece voci che cercano di imporre un discorso medio che non riguarda nessuno, quindi non riguarda veramente nessuno delle persone che singolarmente affollano una platea. E da questo punto di vista io credo che quello che, diciamo, tra i commenti, io ho fatto il film dopo che il libro era uscito abbondantemente, e mi sono, nel fare la sceneggiatura, avvalso anche di quello che era via via, si era depositato sul romanzo come commento. Uno di questi commenti mi è servito molto, ed è il commento di Massimo Cacciari. Perché Massimo Cacciari ha detto, questo romanzo racconta questo fatto sostanziale, cioè che ogni uomo di potere ha dentro di sé un ospite, che non sa di avere, che potrebbe avere la forma di un gemello, e a cui vorrebbe parlare. Molti uomini politici o potenti non sono in grado di parlare con questo ospite, che è un estraneo, da cui sono attratti e da cui sono spaventati. È come se questa politica oggi fosse in questa condizione, cioè è proprio questo passaggio epocale, quasi secondo me un mutamento antropologico, in cui gli stessi politici non hanno capito che sta cambiando proprio il mestiere e il senso anche i segni primari di una tribù, non so come dire. E da questo punto di vista la conclusione di Cacciari era molto
in qualche modo riportava la politica a una sorta di tragedia. A me non dispiace, come dire, riferirla, nel senso che lui dice: per quanto siano diversi il politico e l'ospite, anche opposti, alla fine si ritroveranno in una condizione di tragica somiglianza. Ora, questo finale del mio film, torniamo al discorso della maschera, no? E anche, diciamo, mi viene da citare quel film di Sorrentino che si chiama Il Divo, no? Dove c'è Andreotti, che anche lì Servillo, non è un caso che è sempre Toni, che Servillo ripropone come maschera di una chiave politica che lui, che Andreotti non ha mai in qualche modo dichiarato, no? Non ha mai fatto enunciazioni sulla politica, se non quelle minimizzanti di cui era capace. Però alla fine Sorrentino inventa quello che Andreotti non ha mai fatto, e in questo è, diciamo, il tema anche del narrare oggi la realtà. Prima c'era, Calvino si appellava a questo senso comune forte che era nato dalla comunanza di un'esperienza. In mancanza di questa esperienza, nell'epoca della inesperienza, è inevitabile che quello che prende il sopravvento è il romanzesco, cioè la chiave di accesso alla realtà più profonda è il romanzesco. E Sorrentino, Bellocchio sono registi del romanzesco, cioè che escono fuori da quel codice omogeneo che nel cinema è stato dominante, il momento fondante del neorealismo. Sono registi che raccontano il potrebbe essere, non quel che è stato, e quindi inventano quello che Andreotti non ha mai detto. E Andreotti, che si confessa e racconta in qualche modo per la prima volta, spiegando a noi quello che non è stato in grado di spiegare in vita, raccontandoci la sua teoria, la sua giustificazione del potere, è un atto molto impressionante. Cioè, ieri mattina in una lezione sul potere, Nello Preterossi ha aperto questa sua lezione esattamente con quel brano del Divo, dove Andreotti poi dice, chiude anche sulla verità. Quindi hai ragione, hai tirato fuori. Quello è un film non realistico per niente, però rappresenta quella realtà. Esattamente. Vabbè. E allora il personaggio nel finale, cosa succede? Che questi due gemelli progressivamente si assomigliano sempre di più, perché i famosi capelli tinti del segretario di partito, non essendo più praticata la colorazione, fanno sì che i due diventino come due gocce d'acqua. Non c'è più neanche quello scarto legato alla finzione, alla civetteria del tingersi i capelli. E quando Valerio Mastandrea nel finale si ritrova nella stanza del segretario, di spalle un uomo, e comincia a guardarlo, e poi parla, sente il tono di quest'uomo, e per un momento gli sembra sia tornato il segretario vero, poi se ne va, e mentre va via questo canticchia la forza del destino, che era il tema dell'altro, allora si mette lì dietro lo stipite della porta e nello spiraglio cerca di capire chi ha davanti, e il fatto che alla fine nel suo sguardo noi leggiamo l'impossibilità di capire è quello che in definitiva abbiamo noi davanti, cioè noi abbiamo davanti l'impossibilità di capire se il potere che abbiamo davanti, anche in quelle forme nuove che appaiono come possibili speranze di rinnovamento della società, non assumeranno il carattere di una finzione, di una tragica finzione, perché una delle cose che caratterizza il potere nel nostro tempo è proprio il fatto che il potere, la politica, è legata indissolubilmente alla finzione. Questo è quello che è nella sua tragedia. Se Francesco Rosi poteva fare con Mani sulla città un film in cui il contesto di occupazione delle
come dire, della polis, quindi del consiglio comunale, era sotto gli occhi di tutti, non era un fatto segreto. Cioè la politica che in qualche modo voleva occupare per scopi privati il consiglio comunale era un fatto sotto visibile, diciamo. Oggi è tutto invisibile. Per questo il romanzesco è l'unica forma per acchiappare l'invisibile, perché non c'è nei processi in cui il potere compie i suoi crimini la visibilità. Vorrei leggervi un brano sempre di Siti, che mi sembra molto interessante. Quel che ha rimodernato in primo luogo è il rapporto con la politica, intesa non più come uno scambio di protezioni e intimidazioni, ma come un progredire insieme verso il futuro. Al ricatto ha sostituito, almeno sovrapposto, il gusto dell'apparire. Invece che limitarsi a finanziare le campagne elettorali, il fondo aiuta i politici a realizzare le opere pubbliche invocate dalla collettività, il che ha evidentemente un feedback positivo sulla rielezione, e a pubblicizzarle con clamore. Facilita il collocamento dei prestiti statali a buoni tassi di interesse in cambio dell'assicurazione che non verranno approvate leggi restrittive sui derivati e non saranno liberalizzate le droghe. Manipolando il rating, la finanza può far sopravvivere o mettere in serie difficoltà il governo. Un macrofondo con disponibilità miliardarie può ripagare sotto banco parte del debito non dichiarato ai cittadini ed evitare stangate fiscali o picconate al welfare. Invece che sentirsi compromesso o peggio ostaggio, il politico che intrattenga cordiali relazioni con la finanza a background criminale può raccontarselo come un lavorare sinergico per un unico eterodosso risultato di riformismo strutturale. Nella maggior parte del mondo i politici sono ormai uomini molto ricchi e quando non lo siano è facilissimo farceli diventare, anche con manovre lecite e benedette dalla storia, come chiedere a un rivoluzionario di liberalizzare risorse e infrastrutture che un dittatore aveva bloccato, o di dare impulso alla tecnologia o assisterlo nel recupero di tesori trasfugati dai tiranni. Naturalmente una percentuale monetaria delle operazioni resterà nelle mani del politico o dei politici di turno che ci finanzieranno le loro fondazioni. Destra e sinistra non sono distinzioni pertinenti a questo discorso. Entrambe in genere sono piuttosto open to bribery. Si tratterà di modulare con accortezza i tempi e gli scrupoli e anche i diversi gradi di visibilità e di tollerabilità del sospetto. Sapere quanto la configurazione genetica del parlamentare può permettergli di restare sfacciato al suo posto e quando invece gli converrà dimettersi con un gesto nobile e gridando al complotto. Gli stati, finché la criminalità si manifesta come sfida e sberleffo alle regole della convivenza civile, non possono che mostrare la faccia feroce, mobilitandosi e imprigionando. Ma se la criminalità diventa, per così dire, clandestina alla criminalità stessa e mette a disposizione degli stati la propria energia antiburocratica, la propria flessibilità e immediatezza d'applicazione, le proprie tecniche più soft di intimidazione e di ricatto, allora gli stati non possono che riconoscerla come una collaboratrice preziosa e un'alleata contro l'immobilismo e l'anarchia. Questo non è un saggio, è un romanzo. Allora, io penso, io non so, una persona come Roberto Andò suscita molte curiosità, forse un piccolo spazio per qualche domanda, io penso, allora, ecco. Come no? E tra il ricordo più triste che noi oggi abbiamo a disposizione, quello della corruzione, l'abbiamo ormai proiettata come una sorta, lei bene lo spiegava, misura di necessità. Allora, la madre di tutte le corruzioni, io penso che sia la corruzione del linguaggio. E faccio tre esempi. Le incertezze della democrazia, io lo trovo assolutamente fisiologico, le incertezze le trovo assolutamente fisiologiche rispetto alla democrazia. Purtroppo oggi invece attingono alla patologia della democrazia, ma ci vengono
proposte in questa, con questa ambiguità. Secondo esempio, l'articolo 49 della Costituzione prevede che il soggetto siano i cittadini e che i partiti siano il complemento oggetto. Da 30 anni a questa parte, la cosa viene sistematicamente capovolta. Nell'essere complemento oggetto non c'è una diminuzione, non c'è uno spregio, ma c'è un ruolo preciso. Il fatto che i cittadini siano diventati il complemento oggetto e viceversa i partiti, e che non i cattivi, ma i buoni. Negli articoli di fondo di Eugenio Scalfari, per intenderci, i partiti sono diventati sistematicamente il soggetto. È sbagliato, è corruzione del linguaggio. E come possiamo opporci a questo se arriviamo, ed è l'ultimo esempio, all'affermazione spesa con grande naturalezza che non ci sono alternative alle larghe intese, ma l'assenza di alternativa e la democrazia insieme non ci stanno? Se non c'è alternativa a qualcosa in democrazia, vuol dire che non c'è la democrazia. O c'è uno o c'è l'altro. Quando sono andato in stagione a vedere il suo film, io sono uscito con un senso di piacere, perché cavolo, il re è nudo, qualcuno ha detto, al di là, non ricordo nemmeno tutti i passaggi, l'ho visto una volta sola, mi ripropongo di vederlo, perché mi è rimasto il ricordo del piacere che ho provato vedendolo, ma il piacere era proprio questo, qualcuno che dice, il re è nudo. Poi non è detto che si arrivi a quella conclusione, ma ci si può provare. Ma se non si parte dal riprendere e dal abbattere la corruzione del linguaggio, non ne usciamo. Io sono... la ringrazio. Condivido pienamente quello che lei dice e penso che dobbiamo ricordarci che queste larghe intese sono nate con il tentativo di una correzione linguistica. E in quella seduta, che io considero veramente apologia del romanzo, se la famosa seduta in cui si votava per la nipote di Mubarak è una scena di Vargas Llosa, la festa del caprone, perché la letteratura c'è già passata in queste vicende, e questa qui in cui improvvisamente un vecchio signore, assunto che è costretto a ritornare sulla scena come Presidente della Repubblica per la seconda volta, quindi nell'eccezionalità di un mandato, mentre un Papa si dimette per la prima volta, e quindi si assiste a un fatto straordinario, cioè un Papa che ammette la debolezza e la fragilità come un valore, e quindi un significato enorme per la storia dell'uomo. In quello stesso momento un uomo ritorna in scena sul trono, e in quella seduta che ricordiamo tutti lui ci ha spiegato che inciucio non è compromesso. Questo è stato il momento fondante, si è dovuto ricorrere a una riparazione linguistica non perfettamente riuscita, secondo me, perché le riparazioni possono venire bene o male. In questo caso era proprio maldestra, e il motivo è molto semplice: la Chiesa è riuscita a fare un'operazione. Qual è il problema in cui si dibatte la politica italiana da 20 anni? È il problema della legittimità. Cioè, noi, quando Pasolini scriveva sul Corriere della Sera "io lo so ma non ho le prove", lui, quando Todomode Sciascia immaginava un gruppo di potenti che viene eliminati da un giustiziere, cosa succede? Quando Calvino scriveva La decapitazione dei capi, che è un romanzo che lui non ha mai finito, dove immagina che tutti i capi politici alla fine del loro mandato sono decapitati, cosa significa questo? Che la società italiana ha rappresentato attraverso la politica l'illegittimità. Cioè il politico come figura è illegittimo. A maggior ragione è accaduto da quando noi abbiamo avuto Berlusconi. Queste larghe intese, invece di prendere ispirazione dalla Chiesa, io non sono particolarmente
adatto a fare questo tipo di discorsi, però devo dire che mi ha colpito che la Chiesa, in un momento cruciale della sua storia, anche lei investita da un problema di legittimità, decida di trovare un estraneo, di trovare, uscire dalla curia e trovare un estraneo, e che attraverso questo estraneo ritrovare il senso della propria legittimità. La politica invece conferma il più navigato dei suoi uomini, sicuramente diciamo non un estraneo, anzi, e rifiuta i due estranei, Stefano Rodotà e Romano Prodi. Questo è quello che è successo in quel momento. Va bene, lasciamo perdere. Remo Bodei. Volevo intervenire. Vuole venire qua? No, Remo, puoi salire qui. Grazie intanto per questo che avete detto. No, io parto da un episodio storico prima di formulare una domanda. Nel 1933, qualche mese prima dell'elezione democratica di Hitler alla cancelleria tedesca, si riunì al palazzetto dello sport di Berlino una grande folla per assistere a un dibattito tra un rappresentante del partito comunista tedesco e un rappresentante del partito nazionalsocialista. Il rappresentante comunista cominciò un discorso molto tecnico per parlare della caduta tendenziale del profitto secondo il capitale di Marx, dei tassi di disoccupazione, cose al limite anche vere. Il nazista invece cominciò con narrazioni ma di tipo mitico, la pugnalata alle spalle, gli ebrei eccetera. Morale della favola, il nazista uscì come un torero portato sulle spalle da operai che prima erano comunisti e socialdemocratici. Noi siamo in un clima completamente diverso, però cos'è che c'è di analogia? Che la sinistra molte volte fa dei discorsi aridi, lontani dalla vita, tecnicamente anche condivisibili, mentre diciamo la destra che conosciamo fa dei discorsi completamente mitologici che, pur falsi, attirano. Allora il mistero doloroso, gaudioso forse per qualcuno, e come mai questa vicinanza alla vita, ma intesa in senso molto basso, cioè di interessi più banali, non riesce a far fare alla politica una strada diversa in cui diciamo gli elementi di democrazia, cambiamento possano trovare il nerbo per diciamo la forza di penetrazione, mentre invece resta un larghissimo spazio lasciato a queste mitologie. Allora la funzione del romanzo, diciamo, o quello che diceva Pasolini, io lo so ma non lo posso dimostrare, questa incapacità diciamo della politica, soprattutto a sinistra, di poter entrare nella vita delle persone senza bisogno di avere la cravatta adatta, l'abito preciso, è soltanto un possesso diciamo di gente, registi cinematografici, di scrittori. Non c'è in vista la possibilità che la politica finora ha rifiutato anche a sinistra, di qualcuno che riesce a parlare alla gente? Siamo destinati, io spero proprio di no, a un triste funerale delle facce che si vedono, che però lascia un vuoto. Io rispondo, ma mi piacerebbe poi sentire anche la risposta che darebbe Stefano a questa. Io penso che la sinistra in parte ha proprio rinunziato a parlare, e in quel senso lì io penso, non perché ci sia da rivendicare e da essere come l'altro giorno Moretti parlava di Habemus Papam e diceva non c'è per niente da essere fieri di avere profetizzato qualche cosa. Semmai
c'è proprio un senso di perdita comunque, però il fatto che questo, diciamo, l'ultimo segretario durante la campagna elettorale, Bersani, io lo dico perché ho votato Bersani alle primarie, e l'ho votato perché pensavo che potesse rappresentare un'immagine discreta della politica, cioè un amministratore bravo che non cerca di manipolarci e di la politica ritornata a una sua discrezione. E invece noi ci siamo trovati di fronte a un balbettio. Quando la politica risponde alla mitologia, la balla, e noi siamo, diciamo, questi 20 anni di romanzesco, io dico questo è un paese che nei telegiornali parlava di un luogo immaginario che si chiama Padania, come se esistesse. Quando si arriva a questo punto è evidente che ci vuole non un balbettio, ma ci vuole una forza. Io credo che stia nel fatto che ha rinunziato a qualunque prerogativa culturale della politica. Cioè questi uomini politici non sono in grado di riflettere per motivi che sono proprio legati alle biografie che da un certo momento in poi ha prodotto il reclutamento della politica, non sono in grado di riflettere sul senso della politica. Sono persone che ci si trovano in mezzo e che possono, come dire, servire la politica in un modo cieco. Non possono, in un momento di crisi della politica, offrire una visione al loro stesso mestiere. Questo è quello che a me mi capita di riscontrare. Le risposte che il film ha avuto mi hanno messo in contatto con alcune persone che mi hanno cercato. E io certamente sono molto grato, perché trovo che sia una persona che ha una sua corrispondenza col mondo e con i problemi che si agitano nella società, a Nicchi Vendola. E persone come Pippo Civati, che addirittura ha fatto 3 giorni di convention dei suoi uomini a Reggio Emilia chiamando Viva la Libertà. E persone singole che mi hanno cercato. Però voglio dire, nella sostanza, quello che si vede, quello che noi vediamo è che la politica ha rinunziato non tanto per un eccesso di, come dire, quello che diceva Stefano ieri mi convince profondamente, perché dal momento in cui si accetta di stare sul tema del mercato nei termini di una ineluttabilità che pone praticamente anche il calendario, l'agenda della politica, al politico non rimane nulla da fare. Se il politico l'agenda se la fa dare da tutto ciò che detta il mercato, il politico non ha più altro che piccole azioni e comincia a individuare il proprio mestiere nel decidere se l'IMU deve essere di quella proporzione o di quell'altra. Ed è quello che, a cui la sinistra si è ridotta. Non è che ha detto l'IMU no, voglio parlare di altro, voglio parlare di applicare la Costituzione negli articoli fondamentali a quello che sono i bisogni della gente. Voglio vedere come sta la povertà, voglio vedere perché non posso fare la riforma delle pensioni per trovare dei soldi che possano risolvere. Non lo ha fatto. Allora, questo significa che ha accettato come unico metro culturale, secondo me, e anche di linguaggio, il fatto che quello che detta legge è il mercato, con tutte le conseguenze che ne derivano. Nascerà una nuova generazione, perché non posso pensare che siamo un paese destinato solo a questo, però oggi il gruppo dirigente racconta in maniera, con piccole variazioni, in modo compatto, questa situazione è una situazione di adeguamento, non di proposta. No, un momento, no, dobbiamo chiudere, scusate, io non faccio nessuna aggiunta a quello che ha detto Roberto, aggiungo una sola parola, io ripetiamo tante volte, credo che sia giusto un riferimento alla cultura, poi sembra che io lo faccio perché c'è un certo mestiere, e allora uso una citazione di un signore che non è un accademico, che si chiama, perché è ancora vivo,
Fidel Castro che diceva e ripeteva: "El niño que no estudia no es un buen revolucionario". Che poi le cose a Cuba siano andate in un certo modo. Grazie infinite a Roberto, davvero. Grazie.